No, è molto molto bello. Tra l'altro sia la parte più, diciamo, istituzionale qui all'Eurovillage, sia tutte le persone che hanno iniziato a cantare con il progetto Musica Ovunque in giro per Torino. Ieri è stato spettacolare, tutte le piazze piene di gente che suonava, cantava. E poi adesso non vedo l'ora di vedere questa parte, che sarà bellissimo. Sei qua per vedere qualcuno in particolare? Sì, però penso che me lo perderò perché era, cioè, adesso. Volevo vedere Le Canta fino a 10 e poi più tardi c'è Bianco, quello dovrei essere lì alle 8, spero. Tolto Mahmood e Blanco, c'è qualcuno in particolare che ti piace degli altri paesi? Allora, non ho una conoscenza così fondata, è molto più tipo andiamo lì, ascoltiamo e ci divertiamo. Poi arriveranno anche dei miei amici, quindi è un momento di collettività e... Però non sono preparata. I'm from the Netherlands. Okay, so you're here in Turin for a few days? I've been here 2 weeks, so I've been working a bit and exploring the city before everything Eurovision begins as well. It's your first time at the Eurovisions? I was in Rotterdam last year because I live in the Netherlands, but yeah, it's the first time in a foreign country that I'm for Eurovision. What do you think about the event? Like the Eurovision Village or? In general. I like it. It's. I like it, yeah. It's I met a lot of artists already and it's fun to go every day here and meet, also see some Italian artists as well that I didn't know but are surprisingly good. So yeah, it's I like it. What's your favorite? I like a lot of countries. My favorite was Slovenia, but they didn't make it yesterday, sadly. And I like Ukraine, France, Italy as well, of course. I have a lot of that I like. No, è il 152esimo tentativo, è diverso. È già stato in coda altre volte, quindi. Però mi sono stressato prima. Oggi me la sono presa un po' più comoda, ma giusto per andare un'occhiata, perché poi più tardi ho altro da fare, quindi. Giusto per la soddisfazione di vedere come è dentro. Da quant'è in coda? Non lo so, boh, sarà mezz'ora. Non lo so. Mezz'oretta. Sei abbastanza provante con questo caldo. Ma c'è qualcuno in particolare che vorrebbe vedere? Volevo vedere Negrita, ma non sono riuscito. D'ora in poi non ha nessuna importanza, è l'happening, l'evento. Che... Prima volta qui al Village o siete già venuti altre volte? No, la prima volta. Sì. Siete venuti per qualcuno in particolare? No, in realtà solo per curiosare, nulla di che. Non ho neanche visto chi canterà oggi, per dire. Avete un po' seguito l'Eurovision? C'è qualche cantante che vi piace? Tolto ovviamente Mahmood e Blanco. No, in realtà è proprio da curiosità quello che stiamo facendo in questo momento, quindi io non lo seguo, non so te. No, neanch'io, è tipo, è qua a Torino, andiamo a vederlo, ma soltanto metterci il naso e basta, ecco, mettiamola così. Per curiosità, insomma. Curiosità, pura curiosità, come quando entri nei negozi e voglio solo guardare, così. Cosa ne pensate in generale della manifestazione qui a Torino? Sta riuscendo bene? Beh, sì, spero, la coda è un po' lunghetta, ma prendo loro ragioni. Però adesso dentro l'abbiamo ancora visto, ma speriamo bene. Sì, ho amiche che ci lavorano come volontarie, per ora sembra andare bene, dai resoconti che mi hanno fatto tutto lì. Però non so molto a riguardo, sono qua proprio per curiosare.